Liti, accuse e soluzioni. Questo è quello che succede ancora ad Isacco. Siamo in Genesi capitolo 26, versetti dal 19 al 22. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco dicendo: «L'acqua è nostra!» Allora egli chiamò il pozzo Esek, perché quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sitna. Si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Rekobot e disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero, perché noi prosperiamo nella terra». Allora, il nostro Isacco non ha vita così semplice, diversamente semplice. Perché? Perché ci sono dei pozzi che suo papà aveva scavato. Dice: «Che bello, io mi trovo una bella eredità, per grazia di Dio, altri hanno fatto e io raccolgo», ma i Filistei riempiono i pozzi, bloccano quindi tutta la grazia, tutta la bellezza, la vita, e Isacco si trova lì in difficoltà. Cosa dovrà fare? Dovrà liberare i pozzi, i pozzi. Dovrà liberarli per cercare di nuovo l'acqua. Però i pozzi dei padri non bastano, bisogna ognuno di noi scavare un proprio pozzo. Non si vive solo di eredità, certo ci sono delle cose belle che arrivano dai nostri avi, ma la nostra vita, il nostro nome nuovo, la nostra esistenza, la nostra vocazione? Ecco, allora abbiamo bisogno di scavare dei pozzi. E che cosa succede? Isacco con i suoi servi scavano. Scavano in questa valle e per grazia di Dio iniziano a trovare acqua. Qui dice l'acqua viva, l'acqua viva. Interessante, usa lo stesso termine che Gesù userà di se stesso, con la samaritana, acqua viva. Quindi trovano la vita piena. Che bello, abbiamo trovato la vita. Facciamo delle cose nuove, parti con la tua vocazione, ci sono delle cose. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco dicendo: «No, questo è nostro». Isacco inizia a muoversi, iniziano a avvenire delle belle cose ed ecco subito che ci sono altri che bloccano l'opera di Dio, che bloccano la tua vita, che bloccano la tua vocazione, che si mettono in mezzo, iniziano a litigare. Iniziano a litigare, allora lui, Isacco, chiama il pozzo Esek, che significa liti. Ci sono queste liti. Lo chiama così e dice: «Va bene». E cosa fa? Ne cerca un altro, non si ferma a litigare con loro che stanno litigando con lui e cerca di farne un altro, cerca una soluzione. Difatti c'è scritto: scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo e lo chiamò Sitna, che significa accusa. Liti, accusa e basta. Cioè, qualunque cosa stava facendo non piaceva a nessuno. Quando noi molte volte facciamo il bene, ci troviamo dei nemici che vogliono bloccare questa grazia. A volte i nemici sono anche dentro di noi, a volte boicottiamo la felicità. Iniziamo a trovare qualcosa di bello, ma poi litighiamo con noi stessi. C'è una parte dentro di noi che dubita, c'è una parte che inizia a oscurare tutto. Partono i conflitti dentro di noi e stiamo male. E quindi andiamo a bloccare liti e accuse. Beh, questa è l'opera del nemico, del maligno, che cercherà di farci stare male. Tutte le volte che troviamo l'acqua viva, tutte le volte che troviamo Cristo, a volte anche nella chiesa o in un gruppo di preghiera o qualcosa, il nemico cercherà in tutti i modi di bloccare questo pozzo, di bloccare la nostra vocazione, di farci stare male, di farci entrare anche noi in conflitto. Isacco che cosa fa? Entra in conflitto con questi? No, c'è scritto: si mosse di là. Isacco è l'uomo pacifico, come dice: «Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio», dirà Gesù in una delle nove beatitudini. Gli dice: «Spostati». Si mosse. Lo stesso termine mosse è quello usato per Simeone, che mosso dallo Spirito Santo andrà al Tempio e incontrerà Gesù. Che cos'è che può farci muovere nella nostra vita? Beh, gli studiosi della psiche umana dicono che ci sono due cose che muovono nel nostro cuore, ci muovono a fare delle cose nuove.
o la leva piacere o la leva dolore. Ci sono queste due cose, perché molte volte noi non ci muoviamo. Allora, o siamo attirati da qualcosa di bello, la leva allora piacere ci fa muovere verso quella cosa, oppure la leva dolore. In questo caso è la leva dolore del fatto che c'erano sempre queste liti e tutte queste cose. Isacco si sposta, si muove, va in un'altra terra, andrà addirittura nel deserto, si sposta e arriva in questo luogo e dice: scava un terzo pozzo. E cosa fa? Trova acqua, trova acqua. Lì non c'è più la lite, lì finalmente c'è questa grazia di trovare questo pozzo e chiamerà questo pozzo, lo chiama Rechobot, che significa spazio libero, spazio libero. E difatti dirà: ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nella terra. Caro fratello, cara sorella, per arrivare a prosperare non dobbiamo spaventarci dei filistei che riempiono i pozzi dei nostri padri. Dobbiamo metterci di voglia di andare a recuperare la bellezza dei nostri avi. Dobbiamo andare a recuperare l'unzione che viene dai nostri avi, dal nostro passato. Dobbiamo lavorarci un pochettino, togliere tutta quella terra, tutte quelle cose. Magari ci eravamo anche allontanati noi dalla vera tradizione, la bellezza, la trasmissione della fede. Magari. Ma anche nei doni della famiglia, in tutto questo, dobbiamo lavorarci un pochettino, ripristinare quei pozzi. Però poi dobbiamo scavarne di quelli nuovi, dobbiamo trovare la nostra vera identità, la piena identità, la nostra vocazione. Non si vive solo di eredità, ma si vive anche di cose nuove. Basta con quel abbiamo sempre fatto così, come dice sovente anche Papa Francesco, dobbiamo fare cose nuove. Ma una volta era meglio adesso. Adesso viviamo questo, siamo nel 2024, siamo in questo tempo, dobbiamo trovare pozzi nuovi. Ci sono soluzioni nuove, ci sono anche per il lavoro, per l'affetto, per altre cose, non funzionano più. I pozzi vecchi non funzionano più, scaviamone di nuovi. Troviamo soluzioni. Noi dobbiamo essere problem solving, dobbiamo essere delle persone come Cristo che se ne andava di là e trovava altre soluzioni, faceva cose nuove se c'erano delle liti, se c'erano altre cose. Ebbene, ma magari mentre troviamo cose nuove ci saranno ancora dei fastidi, ci sarà qualcuno che si mette contro, ci sarà qualcosa subito che non va. Ebbene, continuiamo, continuiamo, continuiamo. Quante difficoltà ho avuto anche all'inizio del ministero e a volte anche adesso. Tutte le volte che mettevo in piedi qualcosa di nuovo, arrivava qualcuno che cercava di bloccare i pozzi e molte volte erano quelli all'interno della chiesa. Ci sono stati anche dei sacerdoti che hanno provato a bloccare tutto questo. Ebbene, poi Dio ha sempre trovato delle soluzioni. Dio ci mette anche alla prova per vedere se siamo litigiosi come gli altri o se abbiamo voglia di andare avanti. E tante volte, mentre arrivano questi problemi, noi dobbiamo cercare soluzioni altrove. E mentre noi ci spostiamo, verranno fuori dei pozzi nuovi in altri luoghi dove diventeremo benedizione per altre cose e ci troveremo al posto giusto, nel momento giusto, a fare le cose giuste. Quindi, non stanchiamoci di fare il bene, dice San Paolo, non stanchiamoci di fare il bene e al momento opportuno raccoglieremo. Non stanchiamoci. Cerchiamo pozzi nuovi, ci sono delle liti, ci sono delle accuse, ci sono queste. Spostiamoci, cerchiamo altro. Non rimaniamo nel vecchio, cerchiamo le cose nuove. E lì dove ci sono impedimenti, cerchiamo altre cose. Se si chiudono delle porte, Dio aprirà dei portoni, Dio aprirà delle vie nuove. Dio ha sempre la soluzione, Dio è sempre la soluzione. Non mollare e troverai il tuo spazio libero dove prosperare. Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nella terra. Resistete alle insidie del diavolo ed egli fuggirà. Questa volta, al terzo pozzo, ecco che arriva questa libertà di cuore e arriva la vita piena. Caro fratello, cara sorella, Dio ci insegna qualcosa di meraviglioso e di potente attraverso Isacco. Mettiamolo in pratica anche noi. Non stanchiamoci di fare il bene, non stanchiamoci di cercare Cristo, non stanchiamoci di cercare la nostra vocazione, non stanchiamoci di cercare la grazia, la vita, perché per questo siamo stati fatti. Continuiamo a cercare pozzi, a costruire pozzi, a far venire a galla l'acqua viva di Cristo Gesù. Se il nemico blocca l'acqua, tu trova una nuova soluzione.
Padre eterno e santo, Dio onnipotente, tu hai mandato Cristo, l'acqua viva in mezzo a noi, perché noi potessimo sperimentarla. Noi ti ringraziamo per i pozzi dei nostri padri, cioè per i sacramenti, per tutto il bene che ci è arrivato dal nostro passato. Grazie per tutti questi pozzi attraverso i quali noi abbiamo vissuto fino adesso. E chissà quanti sono ancora da scoprire, pozzi vecchi. Magari i filistei li hanno bloccati, ma noi vogliamo scoprire ancora tutte le benedizioni che arrivano dal nostro passato. Ma non solo, Signore, tu ci dici c'è qualcosa di nuovo. Alcune volte le cose del passato non vanno bene per questi momenti, perché c'è una vita nuova, ci sono dei tempi nuovi, delle relazioni nuove, delle cose nuove, ci sono delle sfide nuove per le quali bisogna trovare dei pozzi. E allora noi vogliamo escavare pozzi nuovi. E se mentre lo facciamo, e forse l'abbiamo già fatto, si sono bloccati questi pozzi, qualcuno ci ha detto no, quello è mio, no. Se il nemico ha cercato di accusarci, di bloccarci, di entrare in lite, noi vogliamo ancora perdonare e trovare dei pozzi nuovi. Forse qualcuno è rimasto senza affetti, forse qualcuno è rimasto senza lavoro, forse qualcuno ha avuto problemi a livello relazionale, si è imbattuto qualcuno in cose che non si aspettava, pensava che quel pozzo nuovo fosse bello, era partito con una nuova avventura, ma le cose non sono andate come si aspettava. Ebbene, ci sono stati questi pozzi di lite, di accusa. Spostiamoci. Dio ci muove attraverso lo Spirito Santo, Dio ci muove anche attraverso questi conflitti. Spostiamoci. Non restiamo nel conflitto. Perdoniamo. Cerchiamo in Cristo delle nuove soluzioni. Cerchiamo in Cristo dei nuovi pozzi. Sì. Noi vogliamo nuovamente gridare a te, Signore, voglio un pozzo nuovo, voglio trovare l'acqua viva, l'acqua viva, l'acqua viva. Iniziamo a scavare, fratello, sorella, scaviamo in questo momento. Ci sono delle cose nuove, questi ministeri sono tutti nuovi, ci sono delle esperienze nuove da fare, noi vogliamo ancora farle. Ci vogliamo allontanare da quelle vecchie, ci vogliamo allontanare anche dalle amicizie, dalle relazioni sbagliate. Forse addirittura anche in alcuni gruppi di preghiera abbiamo trovato liti, difficoltà. Ci sono dei blocchi? Ebbene, spostiamoci. Troviamo i pozzi nuovi con persone che sanno scavare pozzi, con persone che sanno stare bene assieme agli altri. Cerchiamo altri operatori di pace, perché così saremo tutti chiamati figli di Dio e in questi tempi sperimenteremo ancora nuova grazia e nuove grazie. Sperimenteremo uno spazio libero, staremo bene e prospereremo in questa nuova terra che Dio ci ha dato. Prospereremo in questa nuova terra che Dio ci vuole dare. Non stanchiamoci, non stanchiamoci. Se stai vedendo che c'è un blocco da qualche parte, che qualcosa sembra bloccato, a volte Dio permette queste cose perché ci spostiamo, perché cerchiamo Cristo in un modo nuovo. Ecco che mentre cerchiamo Cristo in un modo nuovo, scaveremo di nuovo e troveremo dell'acqua nuova, dell'acqua viva. Forse in questo tempo, dove certe cose non ti danno soluzioni, trova un modo nuovo. Trova una preghiera nuova, un nuovo ringraziamento, una nuova lode. Dobbiamo imparare queste cose. Dio usa la leva piacere attirandoci e Dio usa la leva anche dolore per muoverci, per farci spostare, per spingere il nostro cuore e la nostra vita a trovare cose nuove. A volte il pozzo è lì di fianco. Basta spostarsi un po', non dobbiamo essere rigidi, non dobbiamo essere troppo schematici. Ok, non viene fuori da lì. Beh, troviamo da un'altra parte, smettiamo anche di guardare sempre al passato, una volta era meglio, no, una volta era una volta, adesso è adesso, sì, ma adesso le cose non vanno, non c'è problemi economici, affettivi, relazionali e così via. Cerchiamo dei pozzi nuovi, perché Dio è stato con Isacco e in quei tempi di carestia ha trovato tanti pozzi. Il nemico cercherà di bloccarci, ma Dio è con noi e ci accompagna attraverso anche Maria, che ci ha detto di trovare la pace nel nostro cuore.
sicuramente avete ascoltato tutti ieri sera il commento all'ultimo messaggio. Ascoltatelo perché ci dà delle chiavi nuove e dice addirittura siate gioia, quindi in questo tempo dobbiamo trovare il nostro pozzo dal quale far scaturire l'acqua dell'amore, della gioia, della pace, il frutto dello Spirito Santo. Forse ci siamo abituati a Cristo? Bene, quando ci abituiamo, ecco che diventiamo tiepidi, scendiamo. Allora Dio permette una prova, una difficoltà, un qualcosa dove dobbiamo muoverci a scavare dei pozzi nuovi. Scaviamoli. E troveremo l'acqua viva, l'acqua nuova, l'acqua della grazia. Faremo nuove esperienze d'amore, di grazia, di luce, di bellezza. Dio vi benedica grandemente, dandovi sempre il suo conforto e la consolazione per avere il coraggio di non desistere, di andare avanti fino a che non troviamo pozzi nuovi. Dio vi benedica grandemente. Ci rivediamo, ci risentiamo domani mattina, 7:15. Abbiamo di nuovo anticipato alle 7:15 la maratona di preghiera.